Oggi approfondiamo insieme gli inarcamenti. Mani puntate alle ginocchia, schiena ben dritta e attiva. Iniziamo con delle rotazioni del capo. Partiamo da un lato, andiamo all'altro. Rotazioni lente, perché il collo deve ancora scaldarsi. Inspiro da una parte, espiro dall'altra. Quando andate in rotazione, se riuscite, portate lo sguardo oltre la spalla. Incliniamo adesso verso destra, inspirando, espirando, andiamo a sinistra. Ricordatevi di mantenere le spalle rilassate, è l'orecchio che vuole andare verso la spalla e non viceversa. Partiamo ora da destra, facciamo una mezzaluna portando il mento verso lo sterno e risaliamo a sinistra. Inspiro da sinistra, scendo, espiro a destra. Cercate di spingere scendendo con la testa verso di me, così da dare spazio alle vertebre cervicali. Molto bene. Ora partiamo con delle rotazioni delle spalle indietro. Il movimento non è soltanto della spalla, ma anche della scapola. Quindi salgo bene e scendo indietro. Potete aiutarvi anche con il movimento delle mani per renderlo ampio. Cambiamo senso, da dietro in avanti. Il movimento parte dalla scapola, sale alla spalla. E poi scende in avanti. Incrociamo i polsi davanti al viso e partiamo con delle aperture. Ogni volta che passate davanti al viso, se riuscite, cambiate l'incrocio dei polsi. Ampio, che comprende tutto il movimento della spalla. Cambiamo senso, da dietro in avanti e anche in questo caso invertiamo l'incrocio dei polsi. Molto bene. Inspirando, mani al soffitto, mi allungo, espirando, inclino. Inspiro, mi allungo, espiro, mi inclino. Piuttosto di appoggiare il gomito e alzare le gambe, appoggiate la mano, ma i glutei rimangono ben ancorati al terreno. Inspiro, espiro, scendendo. Adesso inspiro salendo, espirando, vado in torsione. Inspiro, salgo, espiro, vado in torsione. La mano dietro mi aiuta ad allungare, la mano sul ginocchio mi aiuta ad entrare più profondamente nella torsione. Inspiro, espiro. Molto bene. Sciogliamo la posizione delle gambe, sciogliamo un po' i piedi, flesso estensione dei piedi. Rotazione da un lato e poi dall'altro. Inspiro, allungo, espiro, porto un ginocchio al petto, sempre portando in alto lo sterno. Inspiro, espiro. Portiamo in Marjaryasana, in quadrupedia, larghezza delle mani tanto quanto le spalle, le ginocchia larghe quanto le anche, collo dei piedi in appoggio, inspirando, lascio cadere l'ombelico verso il tappetino e porto lo sterno verso l'alto,
espirando il coccige scende e creo una curva. Il movimento parte sempre dal coccige, quindi inspiro, apro, espiro, il coccige scende, creo la curva e per ultimo porto il mento allo sterno. Inspiro, salgo, espiro, scendo, creo la curva. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Portiamo il piede destro fra le mani. Solleviamo il ginocchio sinistro con il piede puntato e molleggio. Accorciamo un pochino il passo del piede dietro se abbiamo bisogno e andiamo ad allungare la gamba davanti. Allungo, stendo. Ci riportiamo in quadrupedia, portiamo il piede sinistro fra le mani, sollevo il ginocchio destro e molleggio. Perfetto, adesso allungo il piede che sta davanti, ginocchio e fletto. Allungo. Ci riportiamo in quadrupedia e poi ci solleviamo. Ok, sciogliamo un pochino gambe, portiamo un braccio in alto e l'altro indietro e vado. Il tempo ce l'hai sul display piccolino. Adesso va. Ok, apriamo le gambe, inspiro, apro, porto lo sterno al cielo, espiro, scendo. Mi raccomando, ginocchia sganciate, che siete ancora freddi. Inspiro, espiro, inspiro, apro, espiro, scendo. Ci riportiamo in quadrupedia, rifacciamo Marjariasana, quindi il movimento di gatto mucca, ma questa volta con le dita dei piedi puntate. Quando salgo, cerco di aprire anche la testa, se no avete problemi alla cervicale. Quando scendo, chiudo bene e creo la curva. Inspiro, salgo, espiro, appoggio il collo dei piedi a terra e creo una curva. Inspiro, punto, le dita dei piedi, mi apro in avanti, espiro, appoggio i piedi, scende il coccige, creo la curva. Inspiro, apro, espiro, appoggio il collo del piede, scende il coccige e creo la curva. Ci riportiamo ora in posizione neutra. Ginocchio destro sale a 90 gradi, piede a martello. Immaginate di avere un peso sul piede e scendo, ginocchio sinistro, piede a martello e scendo, destro, sinistro. Adesso riportiamo il destro e fletto e stendo il piede. Sinistro, martello, fletto e stendo il piede. Ci portiamo con la pancia a terra, le braccia sono alla larghezza delle spalle e sotto le spalle, se non avete problemi al tratto lombare. Inspiro, salgo in cobra, il bacino appoggiato, espiro, scendo. Inspiro, salgo, espiro,
su, i glutei sono attivi e le mani pressano contro il tappetino per aiutarmi a salire. Ok, mani sotto la fronte, inspiro, salgo con la gamba destra, ispiro, scendo, inspiro su, ispiro giù e lo ripetiamo qualche volta. Sempre la stessa gamba? Sì. Torno, adesso lo facciamo con la gamba sinistra. Inspiro su e ispiro al tappetino. Inspiro, alzo, espiro, scendo. E lo ripetiamo qualche volta. Ok. Adesso le gambe sono ben stese sul tappetino, braccio destro lungo in avanti. Se avete problemi al collo, appoggiate comunque sempre la fronte sul palmo sinistro. Inspiro, porto in alto il braccio destro, espiro, lo porto a terra. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Cambio braccio. Lo facciamo adesso con il sinistro. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro su, espiro giù. Su, giù. Ok, adesso portiamo entrambe le mani sotto la fronte e alziamo contemporaneamente i piedi. Quindi inspiro, alzo entrambe le gambe, espiro, scendo. Inspiro su, espiro giù. Inspiro su, espiro giù. Inspiro, espiro, sciolgo. Adesso proviamo con le braccia, tutte e due le braccia tese in avanti, il collo rimane allungato. Inspiro, entrambe le braccia in alto, espiro giù. Inspiro su, espiro giù. Inspiro su, espiro giù. Inspiro su, espiro giù. Adesso aiutandoci con le mani sotto le spalle, ci riportiamo seduti sui talloni. Le ginocchia sono alla larghezza del bacino, portiamo lo sterno che si appoggia alle cosce, la fronte a terra e le braccia lunghe indietro. Ci chiudiamo nel bambino e ci rilassiamo. Ci ascoltiamo, calmiamo il respiro. Con il prossimo ispiro, aiutandoci con le mani, ci risolleviamo. Prendiamo la cintura, portiamo i piedi alla larghezza del tappetino, vi mostro, spingiamo il pube in avanti e blocchiamo il bacino, che da lì non si deve muovere. Prendete la cintura ad una larghezza comoda, ma che vi consente di lavorare bene. Ok. Pube bloccato in avanti, bacino fermo. Inspiro, porto le braccia in alto, mantenendo fermo il pube. Espiro, le riporto in basso. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Adesso stringiamo un pochino i piedi, questa volta coinvolgiamo anche tutto il bacino. Quindi inspiro, se riesco apro un po' di più rispetto a prima, anche se il bacino si sposta, espiro, chiudo. Inspiro, immaginate che lo sterno voglia andare verso il cielo, portate il cuore al cielo. Inspiro, espiro. Inspiro ed espiro. Adesso chiudiamo i piedi, inspirando, probabilmente dovrete stringere un pochino, stringete un pochino la cintura. Inspiro, porto le braccia al soffitto e sto. Ogni volta che inspiro cerco di allungarmi in alto,
Espirando, lascio scendere le scapole e vedrete che le braccia prendono un pochino di più spazio indietro. Inspiro, allungo, espiro, rilasso e vado indietro. Inspiro, allungo, espiro, vado indietro e apro lo sterno. Inspiro, espiro, vado indietro e rilasso bene le spalle. Inspiro, espiro. L'ultimo. E sciolgo. Riportiamo i piedi alla larghezza del bacino. Se riusciamo, andiamo, facciamo tutto il giro, la rotazione completa con la cintura. Inspiro, scendo indietro. Espiro, torno. Se vi dà fastidio, vi fermate come prima. In alto. Inspiro, vado indietro. Ed espiro, torno. Inspiro, torno. Inspiro, apro. Espiro, torno. Perfetto, possiamo appoggiare le cinture. Ci portiamo all'inizio del tappetino. I piedi sono alla larghezza delle anche. Le spalle sono ben aperte e rilassate. Immaginate di avere i piedi ancorati al terreno, ma che un filo voglia tirarvi attraverso la testa verso il soffitto. Quindi la schiena è ben dritta e attiva. Inspiro, porto le mani al cielo. Espiro, mani accanto ai piedi. Inspiro, piede destro lungo indietro. Espiro, anche il piede sinistro va indietro. Siamo in Adho Mukha. Se i talloni non appoggiano non è un problema, la priorità va alla schiena che si deve allungare verso il tappetino. Quindi rilasso la schiena, la allungo e i piedi e i talloni poi si appoggeranno di conseguenza. Inspiro, porto il peso avanti sulle spalle. Espirando, 8 appoggi, ginocchia, sterno, mento. Inspiro. Mani avanti e salgo in cobra, bacino appoggiato. Con un espiro lungo riporto le mani sotto le spalle, punto i piedi e torno in Adho Mukha. Inspiro, porto il piede destro fra le mani. Espirando, appoggio il ginocchio sinistro. Inspirando, porto avanti anche il ginocchio sinistro. Inspiro, mi porto con le mani al soffitto. Ed espiro, scendo. Inspiro, mani al cielo. Espiro, mani accanto ai piedi. Inspiro, piede sinistro lungo indietro. Espiro, indietro anche il destro. Inspiro, il peso va sulle spalle, avanti. Espiro, 8 appoggi, ginocchia, sterno, mento. Inspiro, mani avanti e salgo in cobra. Con un lungo espiro, riporto indietro le mani, pinto i piedi e risalgo in Adho Mukha. Inspiro, ginocchia a terra. Espiro, piede sinistro avanti. Inspiro, sollevo il ginocchio destro, espiro, ginocchio destro accanto, il piede destro accanto al piede sinistro, inspiro, mani al soffitto, espiro, scendo, inspiro, mani al cielo, espiro, uttanasana, mani accanto ai piedi, inspiro, piede destro lungo indietro, espiro, porto indietro anche il sinistro, Adho Mukha, inspiro, panca, peso sulle mani. Espirando, 8 appoggi, ginocchia, sterno, mento. Inspiro, mani avanti, salgo in cobra. E stiamo. Cerchiamo di allontanare le spalle dalle orecchie. Le mani premono bene sul tappetino, anche le ginocchia e il collo dei piedi.
Con un lungo espiro riportiamo le mani indietro, punto i piedi e risalgo in addometta. Inspiro, ginocchia a terra. Espiro, piede destro all'esterno della mano destra. Inspiro, sollevo il ginocchio sinistro. E sto, cercate di aprire lo sterno in avanti. Non è la testa che va in avanti, ma è lo sterno che si apre. Voglio portare il cuore al cielo. E mi ricordo di respirare. Ok, con il prossimo inspiro appoggiamo il ginocchio sinistro, riportiamo il piede destro all'interno. Inspirando, porto il ginocchio, il piede sinistro accanto al destro. Inspiro, mani al cielo. Espiro giù. Inspiro, mani al cielo. Espiro, Uttanasana, mani accanto ai piedi. Inspiro, piede sinistro lungo indietro. Espiro, piede destro. Inspiro, peso sulle spalle. Espiro, 8 appoggi. Ginocchia, sterno, mento. Inspiro, mani avanti e salgo in cobra. E sto. Le spalle sono rilassate, scendono. Con un lungo espiro portiamo indietro le mani, puntiamo i piedi e risaliamo in addometta. Inspiro, ginocchio a terra. Espiro, piede sinistro all'esterno della mano destra. Inspiro, sollevo il ginocchio destro e apro. Immaginate di avere una lampada in mezzo allo sterno che voglio illuminare avanti. Inspirando, appoggio il ginocchio sinistro, riporto il ginocchio destro, riporto il piede sinistro all'interno delle mani. E poi con un lungo espiro, porto il piede destro in mezzo alle mani. Inspiro, mani al soffitto. Espiro, mani in preghiera davanti al cuore, stamastiti. Chiudo gli occhi e mi ascolto. Riapriamo gli occhi. Ok. Allora, ci portiamo al muro e faremo un lavoro di apertura. Faremo un lavoro di apertura te lo mostro e poi un lavoro di apertura dello sterno, quindi le mani sono unite, appoggiamo i gomiti al muro e poi facciamo scendere lo sterno centralmente. Quindi più o meno a questa altezza si cammina indietro e si lascia scendere lo sterno. Ad ogni inspiro si cerca di allungare, ad ogni espiro di scendere un pochino di più. Ok. Perfetto. Inspirando prova ad allungare questa parte verso il muro, espirando la lascia scendere un pochino di più. Inspiro, allungo, espirando il cuore vuole scendere verso il pavimento. Inspiro, allungo verso il muro, espirando il cuore scende, lo sterno si rilassa. Inspiro, allungo, espiro, scendo. Con il prossimo espiro risalgo. Adesso ripetiamo lo stesso esercizio, ma con le mani e gli avambracci appoggiati. Quindi inspiro, allungo, espiro, lascio scendere lo sterno. Se riesci puoi appoggiare anche la fronte se ti è comodo. Inspiro, allungo la testa verso il muro,
Espiro, scendo. Inspiro. Espiro, rilasso. E con il prossimo espiro puoi sciogliere. Ok, ci portiamo sul tappetino. Stiamo lavorando su dei muscoli fondamentali per la postura, ma è importante non aver dolore nella zona lombare. Quindi, se in qualsiasi asana che andiamo a proporre ci dovesse essere dolore, me lo dici che facciamo una variante. Allora, ti mostro la prossima asana. È il cobra, che abbiamo già visto prima durante il saluto al sole, ma che adesso andiamo ad approfondire. Per cui partiremo con la prima versione, con le braccia piegate a 90 gradi, le mani sono alla larghezza delle spalle, sono sotto le spalle. Il collo del piede preme bene, la stessa cosa le ginocchia e anche il pube, perché mi devono aiutare. La cosa fondamentale per salire è il movimento delle scapole. Il movimento parte dalle scapole. Se io porto indietro, riesco ad incassare bene le scapole, nel momento in cui spingo le mani si alza senza nessun problema. Devo cercare di spingere via il tappetino, quindi le scapole vanno indietro, spingo via il tappetino. Ok, quindi pancia a terra, le mani pressano bene il collo del piede, le ginocchia, il pube spinge bene, i glutei sono molto attivi. Inspirando porto indietro le scapole, spingo via il tappetino con le mani, cerco di spingermi indietro. Il bacino è ben appoggiato, testa dritta e sto. Respiro. Tutte le cinque le dita pressano nello stesso modo. Ricordo di spingi sempre via la sensazione di spingere via il tappetino. Cerca di rilassare le spalle però. Ok. E con il prossimo espiro sciolgo. Porto la fronte sulle mani e rilasso la muscolatura. Ok. Adesso rifacciamo la stessa asana, quindi il cobra, bhujangasana, ma con le braccia stese questa volta. Per cui partiamo un pochino più avanti rispetto alle spalle. La sensazione è sempre quella, quindi gli arti inferiori che pressano bene, il pube pressa, movimento della scapola, la rotazione della scapola indietro che mi aiuta a salire e spingo via il tappetino. Il bacino, il pube sono appoggiati, i glutei sono ben attivi, la schiena è diritta, le spalle sono lontane e lo sguardo avanti. Se dovessi avere problemi alla zona lombare, torniamo con le braccia con i gomiti appoggiati oppure andiamo direttamente nella sfinge, quindi con l'avambraccio completamente appoggiato. Con il prossimo espiro sciolgo. Ok. Perfetto. Se bisogna compensa pure un po' col bambino. Ok. Adesso partiamo sempre con, ti mostro, partiamo sempre con la pancia a terra. Il primo esercizio. E partiremo con le mani che pressano a terra, i palmi delle mani, la fronte che va verso il basso. Inspiro, lavoro sempre con la rotazione delle scapole per salire con il busto e poi scenderemo.
La seconda versione invece, se riusciamo, incrociamo le dita, uniamo i palmi, inspirando, lavoriamo con le scapole e saliamo. È fondamentale pressare bene gli arti inferiori e soprattutto sentire il lavoro della zona lombare, va bene, sentire dolore no. Ok. Mani lungo i fianchi, palmi verso il basso, i palmi premono bene a terra, come anche il pube, il collo del piede, le ginocchia. Inspirando, ruoto indietro le scapole e mi sollevo. Lo sguardo è in avanti o verso il tappetino se il collo ti dà fastidio. Ricordati di respirare. E sciolgo. Mani sotto la fronte e rilasso il collo e tutta la schiena. Perfetto. Adesso riportiamo le mani indietro, incrociamo le dita, se riesci i palmi si uniscono, inspiro, ruoto le scapole indietro e salgo. Sono le mani che mi tirano indietro e mi fanno salire. Se il collo ti dà fastidio, guardi verso il tappetino. Il respiro in questo caso deve essere sottile. Devo muovermi poco per riuscire a rimanere in posizione. E sciolgo. Aiutandoti con le mani, ti riporti nel bambino. Quindi sali, i glutei sui talloni. Le ginocchia alla larghezza del bacino. E appoggi lo sterno alle cosce, la fronte a terra e rilassi. Con il prossimo espiro risaliamo. Adesso ti mostro quale sarà il prossimo passaggio. Costruiremo insieme Ustrasana, il cammello. Quindi posizioniamo il mattoncino in mezzo alle cosce, spingiamo in avanti il pube e torniamo. Spingiamo in avanti il pube e torniamo. Mani ai fianchi, spingo in avanti il pube e torno. Spingo in avanti il pube stringendo bene il mattoncino, attivando gli adduttori e torno. Spingo avanti, si attivano anche i glutei e torno. Vado e torno. Ok, adesso ruotiamo le mani affinché le dita siano sui glutei, sulla parte alta dei glutei. E i pollici invece all'inizio delle creste iliache, perché quando spingiamo avanti il pube con le mani ci aiutiamo a far scendere i glutei per inarcare di più. Inspiro avanti, scendo, espiro, torno. Inspiro, stringo il mattoncino avanti il pube e torno. Inspiro, il gluteo scende e torno. Inspiro e torno. Inspiro e torno. Ok, adesso possiamo togliere il mattoncino. Ti mostro la posizione completa e poi la creiamo insieme. Puntiamo i piedi, le dita dei piedi, così è un po' più semplice. Inspirando, ruoto indietro le scapole, spingo avanti il pube, in arco e scendo. Vado a prendere i talloni se riesco e se non ho dolore. Il mento è un pochino aperto e respiro. Quando vogliamo risalire portiamo il mento allo sterno lentamente, facendoci tirare dal pube risaliamo. Se dovessi sentire dolore sciogliamo. Inspiro, spingo avanti il pube in arco
scendo, mi prendo i talloni, perfetto, e rimango, respiro nella posizione. Il mento verso lo sterno e sciolgo. Perfetto. Ci portiamo a terra sulla schiena. Ginocchia al petto. E dondolo a destra e sinistra per recuperare. Sono vicino ai glutei, inspirando sollevo il pube verso il soffitto, mi aiuto con i palmi che pressano, i glutei sono attivi, le ginocchia sono in linea e il mento un po' aperto verso il soffitto. Se riesco unisco le mani avvicinando le spalle e mi aiuto, le spalle sono ben attive, così riesco a salire di più e poi sciolgo. Ok, ci portiamo a terra, i talloni sono ben vicini ai glutei, le mani pressano al pavimento, con il prossimo inspiro il pube va verso il soffitto, salgo, ok, le ginocchia sono in linea con le anche, perfetto, adesso se riesci puoi unire, puoi intrecciare le dita, e avvicinare una spalla verso l'altra così da aiutarti per salire di più. Le spalle sono attive, i glutei anche. Apri un pochino il mento verso il soffitto così da dare più spazio alla zona cervicale e respira. Prossimo espiro sciolgo. Potete stare seduti, che adesso vi mostro la prossima posizione. Partiamo sempre con la schiena a terra, le mani che mi aiutano a pressare, i talloni sono vicino ai glutei. Con una piccola spinta sollevo il bacino e entro in candela. Le mani mi aiutano a mantenere i glutei verso il soffitto, il mento è sempre aperto. Se dovessi avere fastidio alla schiena, possiamo farla più chiusa. No, la posizione è questa. I piedi che puntano al soffitto, le spalle sono attive e mi aiutano a mantenermi in linea. Mi raccomando, in questa posizione mai ruotare la testa. E poi, pian piano, la sciogliamo. Quindi, se riesci, le dita delle mani sono unite, perfetto, sono in verticale, mi aiutano a mantenere. Apri un po' il mento verso il soffitto, così da creare spazio. Molto bene. Ricordati di respirare nella posizione e sto. Tieni attivi i muscoli che ti servono per mantenere la posizione, ma cerca di rilassare gli altri. Anche qui respira.
respiro sottile e sciolgo. Rimaniamo a terra adesso. Steso a terra con la schiena, braccia larghe. Ok. Sposti il bacino verso destra. Ok. E scendi a sinistra con le ginocchia. Molto bene. Se riesci, lo sguardo va a destra e respiri nella posizione. Con ogni respiro cerchi di rilassare sempre di più. Le spalle si vogliono appoggiare, entrambe nello stesso modo. La colonna si allunga. Le ginocchia si rilassano. Con il prossimo ispiro torni, porti il bacino verso sinistra e le ginocchia scendono a destra. Inspirando, cerchi di allungare la colonna, espirando di ruotare un pochino di più per appoggiare meglio la spalla sinistra. Per allungare la colonna. E con il prossimo ispiro torni. Adesso lavoriamo su un allungamento passivo. Quindi posizioniamo questo mattoncino lungo la spina dorsale in mezzo alle scapole. Io lo posiziono poi, però mi devi dire tu se è troppo alto o se può andare bene. Prova a stenderti. Può andare? Ok. Prova ad aprire e a portare i palmi verso il soffitto. Ok. E la schiena va bene? Ok. Se no puoi piegare comunque le ginocchia se ti senti più comodo. Inspiri ed espirando. Ogni volta che espiri cerchi di far scendere di più le spalle verso il tappetino. Le spalle si rilassano. Lo sterno si apre. Abbassare un po' la testa. Sì. Girarlo solo. Ok. E ci portiamo ora in Shavasana.